Sì, la prima cosa che mi viene in mente è l'importanza della gara di domenica prossima, perché è chiaro che una vittoria nella prossima partita darebbe molto valore anche ai pareggi che abbiamo fatto fino adesso, sarebbe veramente una cosa speciale per noi. Però non possiamo certamente dimenticare che abbiamo fatto fino adesso bene, siamo contenti, la squadra ha trovato una buona fisionomia, quindi tutti quanti ci stanno mettendo qualcosa per far bene, siamo contenti. Chi è che non è contento? Ripeto, poi ai tifosi piace molto questa squadra, Vincenzo, perché è una squadra anche qualche volta ingenua ma sbarazzina, qualche volta, come dire, poco esperta, ma riesce a metterci l'anima fino in fondo, non molla mai. E poi ogni domenica scopriamo qualche qualità di qualcuno, no? Ieri Gatto, Strizzo l'avevamo già visto, ma ieri si è un po' confermato, la crescita di Benedetti, la crescita di Berardocco, ben venga lì, magari non ce lo fa, spero che Dino Pagliari non ce lo metta più all'ala, ma lo riporti dietro, insomma Bizzotto che ieri ha fatto una buona partita. Mi sembra che ogni domenica, poi in attesa di altri che ancora non abbiamo visti, dimostra che può contare su un organico interessante che secondo me andrebbe in una unità o forse due, forse ritoccata, ma per le assenze croniche, Esposito e quant'altro, Vincenzo. Sì, ma lì è chiaro che noi abbiamo perso un giocatore forte, esperto, e per noi è una mancanza grave. Adesso stiamo valutando senza fretta, perché intanto è inutile che fare una scelta, cioè sarebbe rischioso fare una scelta sbagliata. Vogliamo prendere una persona seria, un giocatore magari che ci possa dare veramente una mano, non tanto uno per far numero, per coprire la mancanza di un giocatore per qualche settimana. Ecco, vorremmo prendere un giocatore che ci dia sostanza fino alla fine del campionato, per cui adesso ci guardiamo, anche questa settimana guarderemo, valuteremo un paio di possibilità, perché ovviamente mi sembra di capire che Esposito difficilmente potrà ritornare a giocare, quindi quella è un'assenza comunque definitiva, Vincenzo, no? Che va in qualche maniera colmata, che si chiami Erbo, che si chiami in un'altra maniera, lì credo che prima o poi dovrai intervenire, no? Sì, noi adesso cercavamo di fare settimana dopo settimana delle valutazioni anche sulle condizioni di questi giocatori. Abbiamo visto questo ragazzo e adesso ne valutiamo, magari questa settimana ne valutiamo ancora uno o due, magari anche più esperti, che hanno anche sulle spalle dei campionati facendoli venire a Pisa, oppure? Sì, no, valutandoli, anche testandoli in maniera tale da poter essere più sicuri anche sulle reali condizioni, perché sono giocatori magari qualcuno ha giocato all'estero, qualcuno... Ci chiedono Ascoli ex Frosinone, possibile oppure non te ne frega nulla? Ex Empoli, Frosinone? Sì, è possibile. È possibile. E quindi anche chi ha giocato all'estero, Vincenzo? Beh sì, qualcuno... Sempre difensore. Sì, sempre in quel ruolo. Sempre in quel ruolo. Se agirai solo lì, Vincenzo, non in altri settori. Beh sì, adesso sì, perché adesso puoi vedere. Inventa qualche cosa, ci scoprono nuove soluzioni, quindi ripeto, se prendiamo uno cerchiamo di prendere qualcuno che ci possa dare una mano veramente, quindi io penso che Solano lo dovremmo recuperare un po' prima del previsto, quindi non vogliamo coprire un ruolo due per due o tre domeniche, ecco, vorremmo cercare di prendere uno che comunque ci può dare una mano. Quindi con calma valutiamo per bene. Certo. Senti, l'altra settimana ti feci una domanda se Como uguale a Nocera, te mi dicesti penso mai presto, però leggendo, a parte i risultati, leggendo l'organico, mi sembra una squadra estremamente interessante, Vincenzo. Ma io purtroppo non l'ho vista, quindi... Insomma, se leggi la formazione... Chi l'ha visto
chi l'ha visto domenica, sì, no, davanti hanno delle buone soluzioni, magari qualche Toledo, Tavares. Sì, è vero, Toledo non l'avevo visto in formazione in altre partite, quindi Toledo è un giocatore che dà delle, che ha delle qualità, senza dubbio. Lì c'è da vedere, ripeto, chi l'ha visto domenica, Reggiana Como, mi ha parlato di una squadra, la Reggiana, in grandissime difficoltà, e l'altra che in questo momento gli gira tutto, tutto bene. In maniera. Senti, perfetta. Che notizia hai del Trizium, però, Vincenzo? No, io del Trizium purtroppo ho pochissime notizie. Non l'hai mai vista, non l'hai mai vista? No, no, non, e sinceramente, pur avendo girato tanto, è una squadra che conosco poco, anche negli 11, perché è una squadra che ha vinto due campionati, che ha portato su tre professionisti anche dei giocatori che non si conoscevano. Per cui adesso ci saranno le cassette, lo staff tecnico cercherà di studiarsela, sono partiti bene anche loro, hanno fatto dei buoni risultati, certo. Hanno sicuramente l'arma della compattezza della squadra che gioca insieme da un po' di tempo e l'entusiasmo della mia promossa, sicuramente una squadra compatta, credo, almeno dei risultati. Senti, infortuni a parte, ti aspetti qualcosa di più da Perna? Perna praticamente fino adesso ha giocato soltanto 60 minuti a Ferrara, la prima domenica, lui doveva arrivare a trovare la condizione, invece si è fatto male subito, ma Perna può fare sicuramente molto di più. Penso anch'io. Ti chiedono, Vincenzo, un radioascoltatore, Lanzolla, che fine ha fatto? Lanzolla è quello dei ragazzi che probabilmente ha avuto un pochino più di difficoltà fino adesso. L'unica cosa, è anche vero che non ha mai giocato, è anche difficile dare un giudizio definitivo. Probabilmente quello che ha tra tutti ha sofferto un pochino di più questo cambio di categoria. Senti, da chi ti aspetti il salto di qualità, o perlomeno il giocatore che a fine stagione fosse tuo te lo chiederebbero tutti? Parla quando sei al contrario. Da questi ragazzi qui, credo che tutti questi ragazzi possono, siccome sono dei 91-92, cioè tutti quanti, sono in itinere, sono possibili. Credo che tutti quanti possono aggiungere partito dopo partito qualcosa al loro bagaglio, certo. E trovare continuità, delle qualità ne hanno, quindi io credo che loro possono fare sicuramente bene e crescere molto, però adesso vediamo. Una partita importante in casa dove bisogna cercare di imporre il gioco e di provare a vincere, vediamo un pochino che partita riusciremo a fare, ma io sono fiducioso. Sei fiducioso. I ragazzi che hanno voglia, che si allenano bene, che hanno fatto un buon gruppo, l'allenatore è contento, per cui andiamo avanti così. Bene. Nicola Binda, buonasera. Ciao Massimo, buonasera a tutti. C'è il direttorone Vincenzo Minguzzi sulla telefono. Saluto Vincenzo. Ciao Nicola, ciao. Ciao. Senti, mi fai una domanda a bruciapelo al direttore? Oppure, oppure ti sei preparato? Sei al posticipo? No, sono in redazione, tranquillo. Sei in redazione. Una domanda secca al direttore. No, voglio capire se dopo che ha visto già un po' gli avversari e se convince di più sul fatto che questo Pisa possa ambire almeno ai playoff, visto gli avversari di queste prime giornate. Noi non abbiamo sicuramente questo obiettivo. L'obiettivo nostro è quello che ci siamo anche riusciti in qualche partita di giocare con 6 o 7 under a fine partita, di averne messi in campo 6 o 7. Questo qui era un po' l'obiettivo nostro, ci stiamo riuscendo, trovando anche continuità dei risultati. Io posso fare una riflessione, che è quella del grande equilibrio in questo girone, dove magari anche qualche squadra che aveva un pochino i pronostici sta facendo un pochino di fatica. Il Benevento sicuramente, partendo da meno 6, è una squadra forte che verrà fuori, e il Taranto credo che sia l'altra insieme al Sorrento, che magari in questo momento sta stentando. Poi dietro vediamo, ci sarà sicuramente qualche sorpresa. Massimo mi dice il Como da un paio di settimane, io ancora non l'ho visto con i miei occhi, per cui
non saprei neanche valutare bene. So che davanti hanno delle buone soluzioni, delle buone giocatori. Ho visto l'organico e mi sembra un organico interessantissimo per la categoria, ecco, non è una, secondo me non sarà una sorpresa il Como, cioè è una squadra secondo me costruita per entrare nelle prime cinque, l'organico parla chiaro, insomma, vediamo. No, poi può darsi anche che arrivi decimo. Però è una squadra, non Nicola, che il Como mi sembra una buona squadra con Toledo, Tavares, l'ex giocatore di Livorno dietro Diniz, insomma c'ha dei giocatori interessanti per la categoria. Sì, sì, è stata costruita un po' di corsa negli ultimi giorni di mercato, prima c'era un po' la società da sistemare, adesso sembra tutto a posto, però ripeto, mi sembra un progetto un po' improvvisato. Un po' improvvisato. Non, non che non debba funzionare, perché abbiamo visto squadre vincere che non partite in questa condizione, però è lunga, insomma. Vabbè, questo è ovvio. Le favorite sulla carta rispetto al vostro angolo di osservazione alla Gazzetta, Nicola, chi sono? Sono d'accordo con Vincenzo, quello che si è detto sin dall'inizio, cioè che Benevento, Taranto e Sorrento sono le squadre più apprezzate. Però, viste le notizie anche di oggi, le classifiche vengono scritte la domenica e poi riscritte il lunedì con le penalizzazioni, quindi i valori continuano a cambiare, non si capisce più nulla. Ecco, un'altra cosa che vorrei chiedere a Vincenzo è se anche lui si aspetta qualche brutta sorpresa. Non credo, spero di no. Chi? A voi? No, il Pisa è a posto, Nicola. È a posto, meno male. No, perché no, il Presidente oggi ha fatto una dichiarazione in questi giorni dove ha già, come dire, i soldi in mano per coprire quello che deve coprire. No, ma quello non c'è problema, però siccome si stanno scontando adesso dei ritardi di pagamento dell'anno scorso, la Spalla oggi ha perso due punti, il Lanciano, capolista del girone B, ha perso un punto, quindi non è più capolista. Cioè, ogni giorno qui ci sono delle sorprese per motivi mi auguro che sorprese non ne avremo. Ma in futuro poi è chiaro, non si sa mai. Senti, solo la Spalla, il nostro girone, è stato penalizzato, Nicola? Sì, adesso. La Spalla, il Lanciano e l'Isola Liri in seconda divisione, più Ravenna che adesso è in Serie D. Quindi, quindi ricordo, due punti alla Spalla sono stati tolti. Sì, a due punti alla Spalla, così. Magari loro si aspettavano anche, però la disciplinare ogni giorno. Noi siamo qui a commentare delle classifiche di ieri e all'improvviso dobbiamo un po' rivedere i giudizi, perché la Spalla, che è un'altra squadra come il Pisa, che secondo me sono quelle piazze importanti che hanno delle squadre discrete che possono giustamente ambire ad arrivare almeno ai playoff, ma se succedono queste cose ovviamente uno fa un punto la domenica e se ne trova due in meno lunedì. Assolutamente sì, e beh, insomma, questo è il problema del calcio che secondo me difficilmente sarà allenito. Secondo te il faldone che sta uscendo dalle indagini di Napoli di 150 partite sotto la lente di ingrandimento produrrà qualcosa, Nicola, o il solito polverone? Non ho proprio idea, anche perché non sono trapelati i nomi delle partite, delle squadre, dei giocatori indagati, e può esserci dentro di tutto, perché non è detto che siano le squadre quelle già inquisite per il precedente scandalo di quest'estate, non è detto che siano delle, possono esserci tante sorprese. Poi ripeto, quest'estate sembrava, da come aveva presentato la cosa la procura di Cremona, sembrava dovessero esserci campionati falsati in toto a tutti i livelli. In realtà alla fine abbiamo visto che i provvedimenti sono stati abbastanza modesti, insomma, a parte l'Alessandria che è stata retrocessa, tutte le altre squadre sono state punite in maniera normale, insomma, normale, voglio dire, 6 punti per squadre come Benevento e Cremonese sono tanti, ma comunque rispetto a quello che si diceva sembrava dovesse esserci un cataclisma. Adesso quindi anche io su questa storia di Napoli, finché non si vedranno le carte non si possono dare dei giudizi. Di sicuro non è una bella cosa, perché chi ci perde sicuramente è l'immagine del calcio, perché sembra che sia tutto marcio, sia tutto taroccato. Io sono ancora convinto che non sia così. Ok, Nicola, buon lavoro e grazie di essere stato con noi. Grazie a te Massimo, ciao Vincenzo, a presto. Ciao Nicola. Vincenzo, io ti ringrazio, ti saluto. Sei in città domani, arriverai in settimana, che fai?
Ah, guarda, penso di vedere una Coppa Italia, cioè, scusa, un turno infrasettimanale di C2 che giocano tutti i gironi, certo, lì, quindi certo, mi certo. muoverò un po' così e poi dopo di raggiungere il Tiso. Ok, vai col pullman o con l'aereo? A vedere la C2? Sì. No, vado con la mia macchinuccia. Vabbè, si scherzava. Grazie Vincenzo, un abbraccio. Ciao. Caro Luca, dobbiamo chiudere. Direi di sì, direi di sì. Siamo già abbastanza avanti. Siamo già fuori. Sì. Allora, le domande sono